y va a hablar directo a tu necesidad, directo a lo que tú estás buscando hoy, directo a la respuesta que Él te va a dar hoy. Y antes de escuchar la palabra del Señor, yo voy a invitar a nuestro pastor, por favor, que venga hasta acá, Dios de Dios. Y Él va a presentar sus saludos y va a hacer una oración para todos nosotros. Amén. Amén, gloria a ti. Gloria a mi nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a mi nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Benedito y santo nombre del Señor. Ven. Cédete, mi fraterno Nátimo. Aleluya. 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 Sí, yo voy a reinvitar de una cosa. Amén. 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 Aleluya. Amén. Amén, estaba diciendo yo voy a reinvitarme a una cosa. Amén. 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 Adorar a Dios. Amén. 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 Dios. Aleluya. Amén. 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 Ahora, habiendo tantas series, casi el último pase più avanti. Amén. Torni indietro a vedere si el último pase più avanti. Amén. Te invito a una cosa. Amén. Te voy a invitarle anche a fare un'altra cosa. Amén. Si el fratello que está en su fianco, si el fratello que está en su fianco inicia a parlarle de altra cosa, aparte. Aleluya, di questo momento speciale. Yo le invito per il suo bene, per il bene del suo fratello, anzi si passi su un altro posto. Amen. Amen, amen. Amen. Gloria a Dio. Alleluia, gloria a Dio. Perché nessuno deve interrompere. Alleluia. Alleluia. La e ricevere la parola del Signore. Gloria a Dio. Alleluia. O sì. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Questo è il tempo di adorare Dio. Alleluia. Gloria a Dio. Il tempo di glorificare il Signore. Alleluia. Quando io vedo nella parola di Dio dice que en el piano rialzato, en el aposento alto, c'erano tutti, aleluya, con lo stesso sentimento, eran con el mismo sentir. Amén. Aleluya. Nessuno voleva andarsene senza nulla. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Nessuno voleva andarsene senza nulla, senza la benedizione del Signore. Y es così que tutti avevano una sola mente, un solo sentimento. Gloria a Dio, aleluya. Dal più piccolo al più grande, dobbiamo avere un solo sentimento. Gloria a Dio. Amén. Amén, gloria a Dios. Y yo voy a invitarte una cosa: a no guardar en la mancanza del fratello del tuo fianco. Cosa le manca a lui? Ah, no, a lui le manca ricevere lo Spirito Santo. A me no, non guardare questo. En questa sera, yo vorrei dirvi, fratelli. Aleluya, a me manca ricevere la potenza dall'alto. A me manca riempire la mia vita. A me manca sperimentare ancora una volta in più. Alleluia, amen. Alleluia.
Amén. Amén. Aleluya. Amén. Non voglio dire in questo momento al mio fratello, alla mia sorella, no, a me. Alleluia, gloria a Dio. Alleluia. C'è una lode che dice: abbiamo bisogno dello Spirito Santo qui. Amen. Ma riempi a me. Alleluia. Amen. Risvegli a me. Gloria a Dio. Amen. Amen. Gloria a Dio, alleluia. Gloria a Gesù, amen. Vorrei leggere un versetto della parola di Dio. Alleluia. Affinché ciascuno possa capire, alleluia, che dobbiamo fare. Amen. Capitolo 11. Del libro de Lucas. Amén. Capítulo 11 del libro de Lucas. Gloria a Dios. Dice così la palabra de Dios. El versículo 9 avanti. Perciò vi dico: chiedete e vi sarà dato. Amen. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede riceve. Chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è tra di voi quel padre che, se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? Amen. O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà un scorpione? Alleluia. Amen. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Amen, amen, gloria a Dio, alleluia. Amen. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. En esta sera, yo no puedo quererle por un alto. Aleluya. Amén. Amén. No, yo no puedo quererle por un alto. Aleluya. Chascuno di noi chiediamo de ser ripieni de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Allora yo vi dedico questo versetto. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo vi dedico questo versetto a ciascuno. Amen. Affinché in questa sera, alleluia, chi bussa, gloria a Dio, gli sarà aperto. Amen. Chi cerca troverà. Alleluia. Amen. Alleluia. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Gloria al nome santo del Signore. Amen. Alleluia. Sono meravigliosi i momenti quando uno cerca la gloria di Dio. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Alleluia. Io ti invito, fratello mio,
Amare le promesse del Signore. Amen. Io ti invito a amare le promesse del Signore. Ama. Ama le promesse del Signore. E così, fratello, alleluia, Dio farà cose meravigliose. Gloria al nome di Gesù. Dirlo al fratello che sta al tuo fianco. Fratello, per te la promessa del Signore, dì. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Amen. Allora dile un'altra cosa. Dile, fratello, ti faccio sapere che la promessa del Signore è per me. Amén. Le hai detto che la promessa del Signore è per me? Amen. Gloria a Dio, alleluia. Oggi è il tempo di lodare il Signore. Oggi è il tempo di ascoltare la parola di Dio. Non lasciate, fratelli, che il diavolo vi interrompa. Amen. Amen. Non lasciate, alleluia, che il diavolo tolga la tua benedizione. Amen. Amen. Alleluia. Apre la tua vita, il tuo cuore alla gloria di Dio. Amen. Amen. Alleluia. Per me è una grande benedizione avere tra di noi al fratello Claudio Mazzoni. Gloria a Dio. Alleluia, chi sta servendo al Signore nella chiesa di Piacenza. Alleluia. Alleluia, questo primo italiano battezzato, mi sembra 13 anni fa, no? O 12 anni fa. Alleluia. E sento, fratelli, molta gioia, alleluia, che oggi lui, alleluia, sta qui predicando la parola del Signore. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Alleluia. Amen. Gloria a Dio, alleluia. Benedetto il nome di Gesù. Gloria a Dio. Alleluia, questa è una grande benedizione. Gloria a Dio, alleluia. Amen. Okay. Non viviamo la vita cristiana incrociate le braccia. Alleluia. No, siamo cristiani vivi perché Egli vive. Alleluia, gloria al nome di Gesù. Amen. Alleluia, per la grazia del Signore, fratelli, stiamo aprendo diverse cellule in questo tempo. Alleluia. E il Signore ci sta aiutando. Alleluia, alleluia. Amen. Ma manca solo per lei. Alleluia. Amen. Alleluia. Mancano gli operai. Gloria a Dio. Gloria a Dio, alleluia. Oggi siamo andati a fare una prima lezione di una cellula col fratello Lionel. Amen, gloria a Dio. Allora siamo andati dalle 7 alle 8. Alleluia. Alleluia, a fare la prima lezione. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. E il martedì dopo il culto, fratello, voi non mi vedete qua perché corro. Alleluia. Corriamo con mio amore a fare un'altra cellula che abbiamo dalle 9 alle 10 di sera. Amen. Gloria a Dio. Abbiamo bisogno di persone. Alleluia, che possano lasciare di vivere una vita incrociate le mani. Gloria a Dio. Amen. Amen. Alleluia, gloria al nome di Gesù. Gloria a Dio. Io mi ricordo di Claudio, se io le davo 100 volantini, Claudio non tornava con un volantino. Alleluia.
No perché buttava nelle spazzature, no perché sì, perché metteva nella borsa, ma ogni volantino, alleluia, condivideva a una persona. Gloria a Dio. Ora mi rendo conto che per questo è qui. Alleluia. Gloria a Dio. Ha capito di essere fedele al Signore, per questo è qui. Gloria a Dio. Ha capito, alleluia, che ogni decima doveva dare al Signore, per questo è qui. Ha capito, alleluia, che ogni culto è una grande benedizione. Amen, gloria a Dio. Per questo è qui. Gloria a Dio. Cosa dice il Signore? Il Signore dice: mi hai tenuto per fedele. Amen. Sapete cosa vuol dire mi hai tenuto per fedele? Mi hai visto, Signore, che mi sforzavo per vivere una vita piacevole a te. Amen. E questo che hai visto, Signore, in me, mi sforzavo, Signore, al di là delle mie forze. Amen. Amen. Tutto questo. Presentemente in questa sera per predicare la parola di Dio. Amen. 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 Gloria al nome di Gesù. Alleluia. È bello quando la gloria si dà a colui che se lo merita. Alleluia. E chi è meritatore di ogni lode è il Signore. Gloria a Dio. Vieni Claudio. Alleluia. Preghiamo. Amen, alleluia. Preghiamo fratelli per il nostro fratello Claudio. Alleluia, finché il Signore use grandemente la sua vita in questa sera. Amen, alleluia. Che possa essere un canale di benedizione, alleluia, per la Chiesa del Signore qui a Genova. Eterno Padre Santo, te ringraziamo. Te ringraziamo, Signore Gesù, alleluia. Te ringraziamo e te benedice. E in questo momento, Signore, parlaci. Parlaci, sovrano Dio, alleluia. Usando, Signore Gesù, alleluia, la sua vita, le sue labbra, Padre eterno. Signore Gesù, alleluia. Oh eterno Padre Santo, Signore, abbiamo bisogno di ascoltare te. Parlaci, Signore, attraverso di questo uomo, eterno Dio, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Gloria a Dio. Sedetevi, fratelli. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. E il fratello Claudio ci parla la parola di Dio. Amen, gloria a Dio, alleluia. Dio vi benedica, fratelli. Amen, gloria a Dio. Quanti sono stanchi? Amen. Ringrazio il pastore che non ho salutato prima, per l'invito, la sua moglie, amen, tutti voi. Fratelli, cantiamo questo cantico. Prima di entrare nella meditazione della parola, il cantico che abbiamo cantato anche prima, quel cantico che dice apri il cielo. Quanti vogliono le benedizioni del Signore? Alleluia. Quanti vogliono che il Signore questa sera, alleluia, possa, alleluia, inviare una benedizione nella tua vita? Tu me lo mereces, 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 tu me lo mereces
nome di Gesù. Alleluia. Quanti danno gloria a Dio? Gloria a Dio. Alleluia. Apriamo la, leggiamo questo versetto nel libro di Ebrei, capitolo 13, verso 15, fratelli. Amen. Gloria a Dios. Alabado. Aleluya, aleluya. Che di non inebriarvi di vino, dice, perché c'è dissolutezza, ma siete ripieni di spirito, parlando a voi stessi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore. Gloria al nome di Gesù. Quindi ci esorta l'Apostolo Paolo a vivere una vita di lode. Amen. Gloria al nome di Gesù. Di lode e adorazione. Alleluia. Alleluia. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Però, fratelli, se noi vediamo, alleluia, gloria al nome di Gesù, quello che dice nel verso 18, dice, alleluia, ma siate ripieni di spirito. Alleluia. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Perché è impossibile lodare e adorare al Signore senza lo Spirito Santo. Alleluia. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Ci esorta a lodare il Signore. Alleluia. A cantare, alleluia, al Signore. Alleluia. Cantici spirituali, gloria al nome di Gesù, però, alleluia, abbiamo bisogno della presenza del Signore. Amen. Gloria al nome di Gesù. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Amen. Nel libro di Giovanni, capitolo 4, alleluia, verso 23. La parola di Dio dice, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. E Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Dio è spirito. Gloria al nome di Gesù. E solamente chi è nato, alleluia, di nuovo, alleluia, che vive una vita spirituale, che è condotto dallo Spirito, alleluia, gloria a Dio, può, alleluia, adorare il Signore, alleluia, gloria a Dio. Non può una persona adorare il Signore, alleluia, si è fondato in una falsa dottrina, perché dice, alleluia, la parola di Dio dice che dobbiamo adorarlo in spirito e verità. Alleluia. E noi abbiamo conosciuto la verità. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Non abbiamo conosciuto una falsa dottrina. Alleluia. Non ci hanno predicato, alleluia, una falsa dottrina. Alleluia. Noi siamo nella verità. Alleluia. E conoscerete la verità. Alleluia. E la verità vi farà liberi. Amen. Io sono la via. Amen. La verità è la vita. Alleluia. E nessuno viene al Padre, alleluia, se non per mezzo di me. Alleluia. Perché Lui è la verità. Alleluia. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Quella verità che un giorno si è manifestata in carne. Amen. Alleluia. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Perché, alleluia, alleluia, gloria a Dio,
Il Signore è la verità. Alleluia, gloria a Dio. Il Signore, alleluia, è il nostro Dio che ci ha riscattato. Alleluia. E Giovanni Battista, alleluia, quando vede arrivare a Gesù, aveva riconosciuto la verità. Aveva riconosciuto quel Dio manifestato in carne. Per questo quando lo vede dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Aveva riconosciuto, alleluia, l'agnello di Dio. Alleluia, gloria a Dio. Alleluia. Quindi fratelli, soltanto chi cammina nello Spirito, alleluia, possono adorare al Signore. Una persona che cammina nella carne, alleluia, non può adorare al Signore, perché la carne non può avere alcuna parte nell'adorazione. Nel libro di Romani, il capitolo 8, nel libro di Romani, il capitolo 8, alleluia, dice: ora non c'è più uno, verso 6 dice: un figlio onora il padre, e il servo il suo signore. Se dunque io sono padre, dov'è il mio onore? E se sono signore, dov'è il timore di me? Dice l'Eterno degli eserciti a voi sacerdoti, che disprezzate il mio nome, eppure dite: in che cosa abbiamo disprezzato il tuo nome? Voi offrite sul mio altare cibo contaminato, eppure dite: in che cosa abbiamo contaminato? Quando dite: la mensa dell'Eterno è spregevole. Alleluia. Quando offrite in sacrificio un animale cieco, non è male? Quando offrite un animale zoppo o malato, non è male? Presentatelo dunque al tuo governatore, sarà soddisfatto di te, ti accetterà con favore, dice l'Eterno degli eserciti. Ora dunque implorate il favore di Dio, perché abbia misericordia di noi. Sono le vostre mani che hanno fatto ciò. Vi accetterà forse con favore, dice l'Eterno degli eserciti, o ci fosse almeno qualcuno tra di voi che chiudesse le porte, allora non accendereste in vano il fuoco sul mio altare. Io non prendo alcun piacere in voi, dice l'Eterno degli eserciti, né gradisco alcuna offerta dalle vostre mani, poiché dal sollevante fino al ponente sarà grande il mio nome fra le nazioni, in ogni luogo sarà offerto incenso al mio nome e un'oblazione pura, perché il mio nome sarà grande fra le nazioni, dice l'Eterno degli eserciti. Gloria al nome di Dio. Quando noi, alleluia, nasciamo di nuovo. Alleluia. Gloria al nome di Gesù. Solamente, alleluia, quando noi, alleluia, alleluia, crocifiggiamo questa carne. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Perché l'apostolo, alleluia, Paolo disse nel libro di Galati, nel libro di Galati, capitolo 2, verso 20. Alleluia.
dice: io sono stato crocifisso con Cristo. E non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella che vivo, e quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. L'Apostolo Paolo dice: alleluia, io sono stato crocifisso con Cristo. Ognuno di noi deve essere crocifisso con Cristo. Alleluia. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Solo coloro che presentano il loro corpo in sacrificio vivente e santo e accettevole a Dio possono, alleluia, guidare nella lode la congregazione. Gloria al nome di Gesù. Se noi vediamo, alleluia, nel libro di Romani, il capitolo 12, verso 1, dice: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale servizio vivente, sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Gloria a Dio. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Quindi, fratelli, dobbiamo morire, alleluia, alle passioni, alleluia, gloria al nome di Gesù, al mondo, gloria al nome di Gesù, alleluia, perché la legge dello spirito, alleluia, della vita in Cristo ci ha liberato dal peccato e della morte. Amen. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Coloro, dice la parola di Dio, che coloro che sono, dice nel libro di Romani, che la mente controllata dalla carne è morte, ma la mente controllata dallo spirito è vita e pace. Gloria al nome di Gesù. Per questo, alleluia, la mente controllata dalla carne è in inimicizia contro Dio. Alleluia. Alleluia. Perché non è sottomessa alla legge di Dio. E quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Alleluia. Per questo, fratelli, è importante camminare nello Spirito. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Amen. Perché la nostra lode, la nostra adorazione possa arrivare alla presenza del Signore. Amen. Amen. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Gloria a Dio. Per questo, fratelli, alleluia, noi, alleluia, la parola del Signore parla chiaramente. Alleluia. E dice che i sacerdoti entravano continuamente nel primo tabernacolo per compiere il servizio divino. Alleluia. Alleluia. Ma nel secondo entrava soltanto il sommo sacerdote una volta all'anno. Amen. Alleluia. Non senza sangue, dice. Egli offriva per se stesso e per i peccati per il popolo. Alleluia. Gloria a Dio. Però, alleluia, la parola di Dio dice, alleluia, che erano sacrifici di animali. Gloria al nome di Gesù. E però Cristo è venuto come sommo sacerdote, gloria a Dio, attraversando un tabernacolo più grande e più perfetto, dice, alleluia, non fatto da mano d'uomo di questa creazione, dice. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, alleluia, non con sangue di capri
e di vitelli, ma col proprio sangue avendo acquistato una redenzione eterna. Alleluia. Gloria a Dio. E dice infatti: se il sangue dei tori e dei capri e la cenere di una giovenca aspersi sopra i contaminati li santifica, purificandoli, quanto più il sangue di Cristo, gloria a Dio, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso puro da ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire a Dio vivente. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. E lui, fratelli, è mediatore del nuovo patto. Alleluia. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Gloria a Dio, per questo, alleluia, alleluia, il sacrificio di Cristo è unico e perfetto. Alleluia. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. L'antico patto era era transitorio, alleluia, però Cristo è mediatore di un patto migliore, un patto eterno. Gloria al nome di Gesù. Amen. Alleluia. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Per questo, fratelli, dobbiamo essere adoratori secondo il cuore di Dio. Alleluia. Alleluia. Dobbiamo, alleluia, avere un'intimità col Signore. Alleluia. Dobbiamo avvicinarci al Signore. Alleluia. Gloria al nome di Gesù. Dobbiamo essere adoratori condotti dallo Spirito Santo. Adoratori che adorano in spirito e verità. Alleluia. Perché il Signore, alleluia, cerca questi adoratori. Alleluia. Alleluia. Non sta cercando adoratori che vivono nella carne. Sta cercando adoratori che vivono nello spirito. Alleluia. Adoratori, alleluia, che guardano, alleluia, guardano in alto, alleluia, che guardano l'invisibile, alleluia. Gloria al nome di Gesù. Io non lo so, alleluia, la vita che stai vivendo, alleluia, se stai vivendo una vita spirituale o una vita carnale, però alleluia, lo spirito, alleluia, e la carne sono due cose opposte. Gloria a Dio. Alleluia. Sono due cose opposte. Sono come due poli, polo che si allontanano. Gloria al nome di Gesù. Il Signore, alleluia, vuole veri adoratori. Alleluia. Io mi ricordo che quando sono entrato per la prima volta, alleluia, in una chiesa, alleluia, evangelica, io mi ricordo, alleluia, per me era la prima volta che sentivo lodare il Signore. Però, alleluia, quando ho sentito quei cantici, alleluia, ho sentito qualcosa di speciale nella mia vita. Perché quando c'è la lode, l'adorazione, alleluia, si può sentire qualcosa di speciale. Gloria a Dio. Si sente una pace, una tranquillità. Gloria a Dio. E sono rimasto, alleluia, sono rimasto lì a ascoltare. E quando iniziavo ad andare ai culti, mi ricordo che la musica era importante. Alleluia. La musica è importante, fratello. E io, alleluia, ascoltavo tutto un altro genere di musica. E avevo tanti CD, tante cassette che ascoltavo a casa mia. Però quando ho iniziato ad ascoltare quella musica in chiesa, io mi ricordo che un po' alla volta, quando andavo a casa e mettevo la musica che avevo a casa mia, è come che non mi piaceva più.
io dicevo, ma perché? Però col passare del tempo, fratelli, non volevo neanche più ascoltare quella musica, perché a me mi piaceva la musica che ascoltavo in chiesa, quella lode. E un po' alla volta ho iniziato a buttare via tutti quei CD. Ho iniziato a buttare via tutte quelle cassette, tutti quei CD, perché non mi piaceva più. Gloria a Dio. Santo, santo, Signore, alleluia. Fratelli, il Signore ci ha chiamati per vivere una vita. Una vita come gli piace a Lui. Amen. Ci ha chiamati per vivere una vita, alleluia, in santità. Ci ha chiamati per, alleluia, essere dei veri adoratori che lo adoriamo col cuore, alleluia, con l'anima, con tutte le nostre forze. Amen. Perché il Signore, alleluia, è un Dio grande. Alleluia, gloria a Dio. Alleluia. Che si merita la lode del suo popolo. Gloria a Dio, alleluia. Alleluia. Non lo so, alleluia. Questa sera, alleluia. Se te, alleluia. Non lo so se senti questo desiderio, alleluia. Di essere. Magari fino adesso non sei stato, alleluia, non hai adorato. Gloria a Dios. In spirito. Santo, santo. Alleluia. Però il Signore vuole che noi lo adoriamo. Alleluia. In spirito. Gloria a Dio. Perché Dio è spirito. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Amen. È un Dio. Un Dio santo. Alleluia. Gloria a Dio. Per questo, alleluia, dobbiamo essere santi. Siate santi, dice, perché io sono santo. E senza santità nessuno vedrà il Signore. Senza santità nessuno vedrà il Signore. Dobbiamo vivere una vita come gli piace al Signore. Amen. Gloria a Dio. Perché questa lode, alleluia, questa adorazione possa arrivare alla sua presenza. Amen, amen. Salve. Mettiamoci in piedi. Oh, gloria a Dio. Questa sera. Non lo so, alleluia. Alleluia, gloria. Però il Signore, alleluia, si merita tutta la lode e l'adorazione di un popolo santo, perché il Signore ci ha comprato, il Signore ci ha salvato. Lui è meritatore di ogni lode. Lui si merita tutta la lode e l'adorazione. Alleluia. Perché non c'è un altro come Lui. Non c'è un altro Dio come Lui. Un Dio che ha fatto cose grandi nella tua vita. Un Dio che ti ha salvato, ti ha riscattato dalla morte, dal peccato. Alleluia, alleluia, per questo Lui vuole che noi viviamo una vita piacevole al Signore. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Il Signore, alleluia. Gloria a Dio. È buono. Lui non è venuto per giudicarci, ma Lui è venuto per salvarci.
Gloria a Dios. È venuto per dare la sua vita sulla croce del Calvario. Alleluia. Alleluia. Tu eres Gesù. Ha dato la sua vita. Gloria al nome di Gesù. Ha dato la sua vita per perdonare i nostri peccati. Per perdonare le nostre iniquità. Perché non c'era niente di buono. Alleluia. Non c'era niente di buono. Gloria al nome di Gesù nella nostra vita. Alleluia. Per il Signore, alleluia, è venuto. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Gloria al nome di Gesù. Il Signore, alleluia. Alleluia. Non ci ha trattato come noi meritavamo. Non ci ha trattato come noi meritavamo. Alleluia. Lui, alleluia. È il nostro Dio. E ha avuto misericordia di noi. Ha avuto misericordia. Alleluia. Thank you.